tutti gli anni, come in questi giorni scorsi, verso la fine di agosto, c'è il cosiddetto meeting di Rimini, che è il meeting di comunione e liberazione. Per tanti anni, adesso non so quando c'è stato il primo meeting. E lì c'è tutta una grande, no, diciamo una grande scenata, uno spettacolo. Ci sono mostre, mica mostre, interventi, personaggi. Penso che forse nessuno personaggio di una certa importanza non abbia partecipato indirettamente o direttamente al meeting. Il Papa, i vescovi e quasi tutti i politici approfittano di questo meeting per esporsi. Quest'anno il tema era, perché tutti gli anni danno un tema, no? Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo? Queste domande, sempre temi provocatori, anche interessanti, per amor del cielo. E poi la cosa vergognosa è che poi vengono trattati questi temi in modo indegno, no? Da parte di personaggi politici. Pensate a Salvini che va al meeting, che cosa potrebbe dire, no? E così via. Vanno per esporsi, per dire le loro cretinate, magari, ecco, anche trattando il tema, cercando di salvare un po' la faccia, no? Certe volte. Ecco, a parte questo discorso del meeting, che poi dopo qualche giorno più nessuno ne parla come al solito, no? E sempre più passa il tempo, questo meeting passa un po' di moda, diciamo. Anche se l'organizzazione, ripeto, è grandiosa e non so se ci sono 2.000-3.000 volontari e tutto va bene. E anche questa è una maniera, no? Di dire come siamo potenti, no? Come siamo bravi, perché quando si fanno queste grandi cose, no? Ecco, è chiaro, no? È una dimostrazione di forza. È una dimostrazione di forza. Siamo grandi, siamo potenti, perché vedete cosa facciamo. Quante persone? E vabbè, come se, no, il corpo, no, debba sempre esprimere l'anima. Quasi mai il corpo esprime l'anima, cioè le cose grandiose, corporali, no, carnali, fisiche, no, ecco, dimostrino, siano capaci di dimostrare che esiste l'anima. Un discorso da approfondire, comunque, da approfondire, è chiaro, ma comunque su cui discutere. Parlare di meeting, parlare di comunione e liberazione, e su questo ne avrei così tanti da dire che dovrei stare qui delle ore, non fare soltanto un video, ne ho fatti, no? Veramente. Un movimento ecclesiale, così si dice, no? Un movimento ecclesiale che poi non è tanto un movimento ecclesiale, perché il movimento fa pensare a qualche cosa un po', non diciamo di spirituale, ma insomma sempre di spirituale, ma anche di ideologico, di pensiero, di una, ecco, no, perché accanto a Comunione e Liberazione c'era Compagnia delle Opere, no? Che dicevano un ramo. È come dire pregare e poi frego le persone. Sono mistico e poi vado a rubare. E allora si è creato questo ramo per, no, quasi salvare l'altra parte, come se si potesse salvare la parte spirituale staccandola poi dal proprio agire. Ripeto, poter dire tante quelle cose che sono paurose, perché un po' ho vissuto, no, quei momenti di comunione e liberazione, gli anni 68, ero sesto, poi in seguito ho avuto contatti con questa gente, i cielini. Certo, non posso negare che ci siano anche brave persone, brave persone.
mandare loro insieme. Una cosa, posso dirla, schifosa, oscena, delinquenziale, non nelle loro persone, nel movimento, no, in tutta questa grande organizzazione, perché è diventato qualcosa di paurosa, di marcio. Beh, io in qualche video, diversi video, ho definito che ci sono come tre cancri lombardi. Berlusconi, allora, me. La Lega. E Comunione e Liberazione, tre cancri. E parlare di Comunione e Liberazione, dovrei parlare anche dei miei contatti, di quello che ho subito, una specie, volevano condannarmi davanti a un tribunale a Roma, poi è intervenuto lo stesso arcivescovo di Milano, che ha detto: beh, Don Giorgio è un prete milanese, tocca a me casomai giudicare, non voi, che non ci attirate niente. Allora facevano così. Avevano una loro specie di censura, di querele, diciamo, di minacce. Avevano invaso tutto, un cancro invadente. Avevano preso ospedali, fabbriche, i mass media, ma non tutto loro. E facevano affari. Ecco. Comunione, Liberazione come mente, come pensiero, come spiritualità, e poi Compagnia delle Opere. Un insieme affaristico, tanto via che qualcuno chiamava non Comunione e Liberazione, Comunione e Fatturazione. Noi andavano Piazza Pulita, intervenivano loro. Se c'era una fabbrica, prendevano una fabbrica, buttavano fuori tutti i dipendenti per metterli loro. Guardate che è uno scherzo. C'erano posti anche di importanza, no? Chi, non so, doveva e chiedeva posto di lavoro, erano lì loro. O sei di CL, altrimenti noi non ti cerchiamo il posto di lavoro. Ospedali, primari, dovevano essere di CL, poi magari non sapevo neanche che cos'era CL, però la tessera, come, no, il socialismo di Craxi, avevano preso tutto, i socialisti, tessera, allora ti fai avanti, prendi un posto, puoi essere primario, altrimenti professore, altrimenti niente. Ospedale di Lecco, ospedale di qui, ospedale di là, San Raffaele, tutti in mano loro. E i mass media. Ancora oggi un po', cioè, poi l'hanno pagata, è chiaro, no? Io lo dicevo sempre, prima o poi la dovete pagare. Formigoni, Cardinal Scholl, è una vergogna, la nomina di Cardinal Scholl, è una vergogna, Cellino. Ha disobbedito Milano, al vescovo di Milano di allora, per andare fuori diocesi, farsi, no? Farsi ordinare prete, e poi ha fatto carriera, perché naturalmente loro la carriera la fanno, hanno tutti i loro giri, i raggiri. Patriarca di Venezia, poi il Papa l'ha fatto arcivescovo di Milano, in attesa di, perché c'era Formigoni ancora, no, che aveva un certo potere. Poi sappiamo cosa è successo. L'idea era questa, l'idea malvagia che stava dietro il progetto era questa: scuola, Papa, Cellino, prima volta nella storia Cellino, e poi Formigoni, Presidente del Consiglio o Presidente della Repubblica, CL, tutto in mano. Ma Dio cosa ha fatto? Ha sconvolto tutti i piani. Formigoni, caduto in disgrazia, ha fatto quello che ha fatto, lo sta pagando ancora oggi. E Scola è rimasto lì,
anche perché a scuola non avevo le capacità, avevo dei problemi anche psicologici, instabile mentalmente, problemi. Ma io mi chiedo, ma non è possibile che i superiori, che almeno sta a capo, non sapevo queste cose, perché ha progettato questa cosa diabolica? Poi tutto è finito male. Guardate che io dovrei, ripeto, star qui delle ore a parlare di celle e di questo cancro rispetto alle persone, magari convinte o non convinte. Poi avevano la tattica, Io quando ero a Sesto San Giovanni avevo diverse ragazze che mi aiutavano nel dopo scuola, che venivano anche giovani, soprattutto anche mamme, ma giovani, che erano, frequentavano l'università. E un giorno non vedo una e dico, ma non so, sta male, ha dei problemi. Don Giorgio non lo sa, no. E quelli di Ciele l'hanno presa. Perché usavano questa tattica. Quando vedevano una ragazza, un ragazzo in crisi, e magari, è chiaro, prete, non prete, poteva anche non capire al momento perché la ragazza era un po' chiusa, loro se la prendevano con la scusa di dire, ma se vieni nel nostro gruppo ti aiutiamo, ti fregavano sempre così. Io quando ero sesto avevo bisogno di catechiste, di collaboratrici per l'oratorio, dicevo anche quelle di Cielo, se volete, però qui in oratorio, qui come catechista, non dovete essere di Cielo, cioè esporre le vostre idee, imporre il vostro catechismo perché avevano i loro libretti, no? Ma dovete essere credenti, così e basta, no? O noi siamo presenti come celle, altrimenti noi non partecipiamo. Anche quando sceglievano il compagno, si fidanzavano, dovevano presentare loro al gruppo, va bene o non va bene questo secondo voi? Ma io ho visto quelle cose paurose. Ma non è che ho visto, ma ancora oggi vedo che continuano. Beh, certo, sono caduti in disgrazia perché, ripeto, prima o poi il marcio viene fuori, ma marciume, soldi, non soldi, la tattica loro che era veramente di potere, di fregare gli altri. Io non ho mai letto niente, lo giuro, no, non c'è bisogno di giurarlo, ho mai letto niente di come si chiama, del loro capo Don Luigi Giussani. Ma che perché, insomma, ho capito che il suo pensiero non rientrava, non era in sintonia col mio, ma non so, anche se non ci fosse stato Don Luigi Giussani, la Chiesa anzi avrebbe avuto un miglior cammino. Ho avuto problemi perché in buona fede, per amor del cielo, l'hanno fatto anche santo, mi pare, no? Vabbè, poi se la vede Dio. Ma scherziamo, le lotte con l'Azione Cattolica hanno distrutto l'Azione Cattolica, perché l'Azione Cattolica era già in crisi, vabbè. Ma poi i vescovi dovevano stare dalla parte dell'Azione Cattolica che da anni, no? Ecco, proprio hanno collaborato con la Chiesa, pensiamo che al tempo del fascismo l'Azione Cattolica l'hanno pagata, no? Ecco, e lì distruggere le parrocchie, perché l'Azione Cattolica era, diciamo, ecclesiale, no? Faceva un tutt'uno con la parrocchia, l'Azione Cattolica non era un movimento, vabbè, era un qualche cosa in di più come impegno, no? Ecco, no, Cielo era così. Il loro pensiero, il loro modo di vedere il cristianesimo, osceno dal mio punto di vista, veramente ridicolo, insopportabile, io non voglio neanche sentir parlare di queste cose, no? Ecco, i loro scritti, no? L'evento, andavano a confessarsi e dicevano, questo è vero, ve lo dico, non è che magari dicevano, beh, non so, ho commesso questa cosa,
magari non ho aiutato il povero, magari non so, non ho studiato, anche questo è un peccato, no? Oppure altre mancanze. Non ho incontrato il Cristo. Il Cristo, oh cavoli, così, perché? Io non lo incontro mai, no? E il fatto, l'evento, queste parole che dicono niente, niente. Un cristianesimo, non lo so come, veramente da ribottante, un pensiero ribottante quello cielino, no? Voi dite io ce l'ho su, ma non ce l'ho su, ho avuto a che fare. E come prete dovevo salvare la comunità, la parrocchia, allora l'hanno distrutta la parrocchia, sono sostituiti alla parrocchia, ma in un modo evanescente, no? Quando sono andato a Malmiano Coltorano mi hanno detto che c'era, beh, prima c'era un prete cellino e il loro covo l'avevano lì a Trigento, no? Ecco, covo di celle, e lì partivano. No, sapete che c'è stata questa esperienza missionaria, no? Perché anche per tenere buone queste celline li caricavano di emozioni, eccetera, eccetera, no? Devi essere un missionario, andare in giro a convertire, no? Ma convertire come facevano gli ebrei una volta, no? A diventare ebrei, invece no, non convertire casomai al cristianesimo, vabbè. E venivano lì, quel paesino lì, dove poi sono andato io come parroco, no? E c'erano quei ticelle che venivano da fuori a fare la catechista, il catechista, a tenere gli oratori, la gente era umiliata. Quando io sono andato a fare il parco ho detto, beh, adesso inizia l'anno catechistico, dice qualche mamma, qualche donna, qualche ragazza, allora non so se è disponibile, mi guardavano in faccia, perché noi siamo capaci, ma noi non siamo intelligenti, perché quelle ticelle ci hanno umiliato. Venivano loro, loro partivano da un centro, no? Dall'esterno, venivano nelle parrocchie, buttavano via tutti, arrivano loro. Ma la cosa, la comunità è comunità, vive della gente del posto. Se tu non arrivare di quelle, che cosa succede? No? La comunità è così, questa maniera, no? Di imporre, di imporsi, di invadere, di venire, no, loro vengono, loro, i migliori, anche perché lo facevano per garantirsi il paradiso, oh, sono bravo, vado a fare catechista, catechista là, in quella parrocchia che è disagiata, sì, disagiata magari perché è il problema, posso andare avanti, mi fermo. È un cancro, è stato un cancro, è tuttora un cancro, comunione e liberazione, come pensiero, come tutto. Nel loro agire poi una cosa oscena. Qualcuno l'ha definita una società delinquere, una società, un'organizzazione, un'associazione, diciamo, no? Ecco, un'associazione a delinquere, di cose che ne hanno fatte. Mancanze di giustizia, contro la giustizia, poi parlano di pace, poi parlano di... vanno a fare i bei discorsi, no? L'essenziale. Ma che cos'è l'essenziale per loro? Era il di più, tutto. Loro era il tutto, andavano a prendere tutto. E che cos'era l'essenziale? L'essenziale vuol dire spogliarsi di tutto, essere povero veramente, no? Togliere, togliere. No, loro prendevano, prendevano, prendevano. Prendevano tutto. Gli ospedali, e come si chiama, i fabbriche, i mass media, i giornali, tutto prendevano. Ma è una cosa vergognosa, oscena, cancro. È stato un cancro ed è tuttora un cancro, come era un cancro Berlusconi, come è un cancro la Lega, cancro. Io mi sentivo umiliato in quanto lombardo, in quanto milanese, perché sono tre cancri lombardi. Che cosa è uscito da noi? E la stiamo ancora pagando. Ricerca dell'essenziale. Io quando sento queste cose sto male. Ma qual è l'essenziale? Per cielle, cos'è l'essenziale? Per tutti in genere, no?
ma ci chiediamo, essenziale togliere tutto, purezza, onestà, giustizia, no? Vuoi dire tutto intesa nel senso divino. Ho detto troppo, ho detto in un modo anche esagerato, no, dovevo ancora calcare di più la mano, perché guardate, questo sono questi che hanno distrutto la Chiesa, in genere i movimenti tutti e più o meno hanno distrutto la Chiesa. Al centro ci deve essere la diocesi pura, i preti diocesani puri, puri intendo dire, non contaminati, no, la parrocchia. Ciela ha distrutta la parrocchia e noi vediamo oggi le conseguenze, più niente, più niente. Anzi, adesso ci si giustifica in nome di una comunità evanescente, via le parrocchie, la comunità. Che cos'è la comunità? Se manca la territorialità, l'aspetto anche territoriale, io sono lì, lì, sul posto, è lì che devo lavorare per il regno di Dio.